Ciao ragazzi, nuovo video Tutto Tech, io sono Miki, io sono Marco e oggi vi presentiamo un altro prodotto della Omio, la quale ci ha inviato questo prodotto per potervelo presentare per ampliare un po' di più lo starter kit dell'allarme. E quindi oggi cosa ci hanno inviato, Marco? Ci ha inviato Omio questa tastiera radio comprensiva anche di due tag RFID che ci permetteranno di inserire, disinserire l'allarme installandolo magari già vicino alla nostra porta d'ingresso. Certo. Quindi potremo poi andare, dopo lo vedremo più nel dettaglio, ma potremo andare a disinserire o tramite un codice o tramite appunto i nostri bei badge, chiamiamoli. Sì, ecco. Sì, sono delle tesserine piccole che dopo vedremo un po' di più nello specifico, come diceva Marco. Esatto. Ma prima di tutto, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, comunque, perché ci sta sempre, e ricordatevi di attivare la campanellina, così verrete avvisati dei prossimi video in uscita. Ed ora, torniamo a lanciare la nostra sigla! L'unboxing di questo prodotto è semplicemente una confezione. Troviamo poi l'unità con la tastiera e la parte alta è così libera perché dopo ci potremo passare su dei tag per poterla attivare e disattivare. Il manuale di istruzioni che è sia in italiano sia in inglese. Questa naturalmente è la bustina che conteneva la tastiera. Poi abbiamo i tag RFID che porterete sempre con voi per poter abilitare e disabilitare il vostro antifurto passandoli semplicemente su questa parte libera. Dopodiché nella bustina abbiamo i tasselli con le viti per il fissaggio a muro, oppure il biadesivo, sempre per poterlo fissare su altre superfici. I cavetti che vengono dati in dotazione servono se per caso volete collegare il vostro tastierino con una serratura elettronica. Alto un momento, non serve solo per collegarlo a quella maniglia famosa che abbiamo appena menzionato, serve anche se per caso non volete utilizzare le batterie interne, ma collegarlo direttamente alla 220. Prosegui pure. Bene ragazzi, passiamo all'installazione. Per prima cosa ragazzi togliamo la pellicolina, sentiamo se è libidinosa. È carina, molto carina. Dopodiché c'è la linguetta per le pile. Hai messo un suono. Si è accesa la luce verde. Prima di poter utilizzare la tastiera, dobbiamo andare a premere il tasto asterisco. Seguito da cancelletto. Emetterò un bip più lungo e a questo punto la tastiera è attiva. Fatto questo, dobbiamo farlo riconoscere dall'unità centrale. Quindi semplicemente premiamo l'asterisco e il tasto SOS, luce blu, e il nostro sistema centrale lo riconoscerà. Dopo aver fatto i passaggi preliminari, ora andiamo a vedere attivazione e disattivazione dell'allarme tramite il tastierino. Quindi per l'attivazione andiamo a schiacciare l'asterisco e il lucchetto. Come potete vedere si è armato. Per la disattivazione, asterisco, password amministratore o utente e apertura lucchetto e risulta disarmato. Stessa cosa la possiamo fare per l'attivazione parziale dell'allarme, quindi asterisco, password amministratore e casetta. Ora andiamo ad attivare i nostri tag, cioè le nostre tesserine. Andiamo a premere il tasto asterisco, password amministratore, cancelletto e tasto 8. Poi avviciniamo il tag e sentiamo emettere il suono. Avviciniamo successivamente l'altro tag e sentiamo sempre il beep. Abbiamo 30 secondi per poter registrare fino a 50 tag. Una volta configurati, questi serviranno solo per il disinserimento dell'allarme. Ultima cosa da farvi vedere è, dopo aver attivato l'allarme, come abbiamo visto prima,
Possiamo anche disattivarlo con il tag. Premiamo il tasto asterisco sempre per attivare la tastiera e l'allarme si disattiva. Il tastierino è un accessorio che comunque può andare a completare quello che è il vostro sistema di allarme della Home IO. Sarebbe comodo appunto applicarlo all'ingresso a fianco alla porta per poterlo utilizzare al meglio. Ringraziamo nuovamente la società Home IO che ci ha inviato questo prodotto da poter testare e presentarvi. E per questo video ragazzi è tutto, al prossimo, ciao!